Siamo qui a Cesenatico con Mariangela Gualtieri, che ringrazio davvero per l'ospitalità e per la disponibilità a incontrarci. E per rompere un po' il ghiaccio con questa intervista, volevo farti una prima domanda, che in realtà non era nelle domande. E inoltre ti chiederei, è un piccolo gioco in realtà, e ti chiederei di rispondere a questa domanda, in realtà abbastanza spaventosa e grande, con tre affermazioni, di cui due vere e una falsa. E la domanda enorme è: che cos'è la poesia per te? Mi sembra perfetta la definizione di Paul Celan, che dice: non parla veramente della poesia, dice le poesie, però io dico la poesia è un dono fatto agli attenti, un dono che implica destino. Trovo perfette queste tre parole, cioè dono, attenzione e destino. Tutte e tre mi trovano assolutamente entusiasta e aderente. E poi posso dirti che la poesia è uno spartito musicale che chiede una voce, non vede l'ora che una voce la pronunci, proprio come la musica, e la voce poi chiede una piccola comunità di ascolto, cioè qualcuno che ascolti. E una terza, ne vuoi? Quanto ci posso pensare? Ci possiamo arrivare anche dopo. Va bene, tanto due te le ho date. Grazie. E invece per entrare un po' più nel vivo della nostra conversazione, volevo iniziare questo discorso con questa idea. Il tuo processo di scrittura per il teatro sembra nascere e nutrirsi in modo diretto dal presente. Questo è qualcosa che almeno a me arriva in modo molto forte. Allo stesso tempo noto questa focalizzazione sul presente anche certamente nella tua poesia. Penso, rileggevo qualche giorno fa Voci di tenebra azzurra, appunto alla ripetizione della parola ora che continua a ritornare, ma anche, per prendere solo una delle tante poesie dove questo emerge, una tua poesia da senza parole, senza peso, di cui pensavo di leggere qualche verso. Ci provo almeno. Ma se non sto più attenta, se non tento di stare nel presente tutta dentro, finirò vecchiamente con occhio spento. Interrompo brutalmente in mezzo al verso che non si dovrebbe fare. Questa postura ontologica acquista una funzione heideggeriana di design. Volevo dunque chiederti che tipo di ontologia soggettiva propone la tua pratica poetica e come si differenzia quest'ultima dalla scrittura per la scena. Qual è la specificità e l'unicità della poesia rispetto ad altri tipi di scrittura per te? Sono molte domande, Sì, molto sono grandi. tante, tante, però Possiamo scegliere. ti ringrazio per questa, così richiamo al presente, all'adesso, perché io credo che il teatro, il nostro teatro, cioè il Teatro Valdoca, il lavoro che faccio da 40 anni con Cesare Ronconi, sia proprio una sorta di adorazione della parola adesso. La parola adesso è importantissima. C'è un verso di Milo De Angelis, che considero mio maestro, oltre che amico. E, purtroppo io non sono a casa, quindi non ho qui i miei libri e devo citare così a memoria. E a un certo punto lui dice: il tempo è la sua unica parola d'amore, adesso. E è così vero questo verso. E il nostro teatro funziona appunto senza progetto, senza trama, senza personaggi, quindi è tutto al presente, è un'avventura, un evento continuo che accade. E mi viene chiesto di scrivere al presente, cioè di scrivere durante le prove, quindi è una cosa molto nevrotizzante, molto avventurosa e quando riesce assolutamente esaltante, molto bella. E invece riguardo al momento della scrittura fuori dal diciamo, il processo del Teatro Valdoga, c'è qualcosa di simile come tipo di appunto, entrata nel presente, di Certo. scrivere come se fosse appunto una prova e di scrivere
nell'adesso o Sì. è differente in qualche modo l'entrata della parola nell'adesso, nella poesia, non per la scena? Beh, l'adesso chiama subito in causa l'attenzione, l'attenzione a Paul Celan, la poesia è un dono fatto agli attenti, anche Dante, mi sono anche quando amor mi ispira noto, sono attento, eccetera, no? Quindi l'attenzione per me è uno dei punti nodali della precipitazione poetica, dell'ascolto poetico, è proprio il momento di massima attenzione, di massima allerta e di massimo ascolto. E sull'attenzione ha scritto parole memorabili Cristina Campo, io la chiamo la Mahatma Campo perché non saprei dire scrittrice o poeta o saggista, ma è veramente una grande anima. E mi piace molto che lei contrapponga attenzione e immaginazione, dando alla prima un valore altissimo. Dante per lei è un grande attento, invece alla seconda un valore così di autocombustione e abbastanza negativo. Quindi tutta la mia poesia, anche quella lontano dalla scena, si fonda sull'attenzione. E l'attenzione è proprio questo atto d'amore al presente. E anche questo, non so, Simone Weil dice l'attenzione è la massima generosità che tu puoi avere, essere attento, quindi anche un atto di grande generosità. Questo elemento dell'attenzione mi incuriosisce e appunto, come poi anche tu dicevi fin dall'inizio, in qualche modo implica un ascolto, qualcuno appunto, un'attenzione che non è soltanto, c'è cioè qualcuno che sta ascoltando, a cui viene attivata questa attenzione verso il testo. E ero curiosa di chiederti a livello, diciamo, io immagino che la presenza della voce e come si relaziona alla poesia sia uno dei meccanismi in cui questa attenzione possa essere attivata. Però volevo anche chiederti se questo per te risuona e come risuona, e anche se a livello stilistico, che siano rime o altre figure, c'è qualcosa che tu vedi funzionare bene per attivare questo tipo di attenzione all'interno della tua poesia, come in questo caso di Sì, innescare cioè l'attenzione. mi preme così cercare di spiegare qualcosa che sarebbe molto semplice da capire se potessimo adesso, se potessi recitare dal vivo, ecco perché è molto importante anche la presenza, nell'oralità, in questa arte orale, cioè nel dire la poesia, che vuol dire a memoria la poesia e dirla a qualcuno in ascolto, quello che è fondamentale più del metro, ovviamente il metro è molto importante, il metro nasce per questo dire, infatti bisognerebbe non solo scrivere sul metro, ma provarlo, misurarlo nel suo luogo che è l'oralità. Ecco, un elemento molto importante è la pausa, cioè la pausa nel dire è come il silenzio entra nella poesia. Dunque, la poesia è una lingua che si intreccia col silenzio. Non so pensare alla parola poesia senza la parola silenzio. Per me anche il silenzio fra le parole è poesia. Ecco, il silenzio nell'orale è come, potremmo dire, i tagli nella tela di Lucio Fontana. Cioè, sfonda su qualcosa di molto inquietante, di molto buio. Quei tagli sono delle ferite scure, no? E di là c'è quel buio, c'è quello sfondamento. E così fa il silenzio nella poesia. Sarebbe bello adesso ascoltare Carmelo Bene, che recita magari L'infinito, e ascoltare Albertazzi, Giorgio Albertazzi, e si capirebbe l'abissale distanza che c'è fra queste due voci bellissime tutte e due, però in un caso il silenzio entra, nel caso di Carmelo, entra e porta la sua emozione, un silenzio sempre emozionato, non è prestabilito, è proprio come l'emozione ferma la mia voce, perché dire quella parola mi emoziona, quindi devo fare una piccola micropausa prima.
E come, non so, Albertazzi lo recita senza fare una pausa, tutto nel suo narcisistico godimento della sua bella voce. E questi silenzi sono degli abissi di attenzione, cioè svegliano l'attenzione, fanno riaccadere al presente la poesia, come se chi dice ricadesse nell'atto contemplativo di chi ha scritto, e quindi è presente puro. E per questo è incantatorio, per questo emoziona, per questo, anche per questo, non solo per questo, insomma. Il silenzio era uno degli elementi che, come avevamo anticipato, appunto, di cui volevamo chiederti. Stavo rileggendo una tua intervista di un po' di tempo fa, in cui, cito una parte della tua intervista, dici: la poesia ha proprio questa peculiarità, è parola che tiene con sé il silenzio, parola che ha al proprio centro il silenzio, a differenza della narrativa che pone al centro la parola stessa. Credo che ogni poeta sia esperto di silenzio. E appunto ci hai fatto dono di un'elaborazione su questo elemento. Mi incuriosiva, ecco, appunto, forse non è troppo interessante, però appunto, come dici tu, il ruolo del silenzio nella poesia ha questa funzione, come tu l'hai descritta. Ero curiosa di sapere se avevi qualcosa da dire con la differenza rispetto alla narrativa, alla Sulla, prosa. scusa. Se come invece, ecco, succede qualcosa di diverso fuori dalla poesia, questo ruolo del silenzio nella narrativa non ha lo No, nella stesso narrativa il meccanismo. silenzio ti può far perdere il filo, ti può far perdere la trama. Sì, ci sono delle pause strategiche che attivano meglio, catturano meglio l'attenzione, così però. Sostanzialmente la narrativa ha delle pause quasi obbligate, cioè il punto è un punto che devi fare. E invece la poesia tu puoi fare pause lunghissime, ma anche dentro endecasillabi, non so, per tornare all'infinito, sempre caro mi fu quest'ermo colle. Io se ho la giusta emozione, la giusta presenza, anche dopo sempre, sempre caro. Mi fu questa, anche dopo sempre posso mettere una pausa, anche dopo, cioè, e per questo dico che la pausa è quasi più importante del metro nel nostro tempo che è un tempo che ha una tecnologia meravigliosa, veramente per me è un dono degli dèi la tecnologia che ha a disposizione la poesia oggi. Vabbè, non voglio Dire questo, sì, trovare altri veramente. argomenti, però. Mi esalta l'idea che una piccola cosa come un microfono edifichi una cattedrale intorno a me, intorno alla mia voce. È una cosa stupenda, meravigliosa, non solo perché amplifica, ma perché sbugiarda, perché incanta, perché disumanizza la voce in qualche modo. Parlando di silenzio, cerco di muovermi verso altri temi che ci interesserebbe parlarne insieme. Macro tema riguardo alla perdita, per così dire, parlo di silenzio, di assenza, di perdita. Insieme a Roberto, che appunto stavamo facendo questa riflessione sull'esserci, l'esserci in senso filosofico, come dimensione che in buona parte della filosofia continentale si lega a una dimensione di assenza. Vi è una determinazione del soggetto che passa attraverso un esserci per la morte. All'interno di questa dinamica di riconoscimento, il soggetto viene posto in essere per mezzo di un'assenza. E vorrei citare molto brevemente un tuo testo della tua ultima raccolta, Quando non morivo. Provo a leggerlo e non saprò fare il silenzio che meriterebbe. A te che manchi da questa stanza, e il tuo mancare è già gran cosa, che ingravida il mio vuoto nell'attesa, e più soave è la tua mancanza, di qualunque presenza nella stanza, già il pensiero di te si fa sostanza, luminosa che ride. La stessa struttura è riscontrabile anche all'interno di Antenata. Leggo brevemente un pezzo. Io sono la mancanza che sono, sono ciò da cui manco, sono tutta mancanza, e non c'è nostalgia, neppure lontananza.
essendo ciò che manca, adesso e sempre, io. Sembra esserci un processo di internalizzazione dell'oggetto perduto che diviene veramente costitutivo del soggetto poetico. E volevamo chiederti in che modo l'assenza, ciò che manca, diventa generativo nella tua poesia e come questa forza creativa legata alla perdita è un elemento strutturante della tua poetica. Penso che la mancanza non sia la perdita, cioè la mancanza è una diversa presenza, a volte una presenza più intensa della presenza stessa. E in me credo sia proprio fondativa questa cosa, cioè fin dall'infanzia ho questo sentimento di mancare, io manco da un altro posto, che è lì e che non so se tornerò o no, questo non è contemplato, non era contemplato, però io avevo questa certezza di portare in me un altrove che però era anche con me, cioè mancavo, ma in questa mia certezza questo altrove c'era. E quindi questo mancare è un sentimento molto forte, molto molto forte per me, che torna continuamente. Penso comunque che ogni poeta senta sia un esule, quindi manchiamo tutti di una patria. E però questa mancanza è appunto quasi una più forte presenza, perché muove in profondità il pensiero, la parola, il sentire, eccetera. E tutti credo manchiamo della nostra infanzia. E questa è una mancanza, però allo stesso tempo io porto in me la mia infanzia, io porto i miei 8 anni, i miei 9, 10, 16, 20, soprattutto gli anni dell'infanzia, io mi riconosco nel rapporto con i bambini e so che loro mi riconoscono perché mi risvegliano questa cosa che manca, però mancando c'è ugualmente in altro modo. E per curiosità, appunto questa cosa che manca, che in qualche modo comunque diventa, come dicevi, in qualche modo sorregge quasi il soggetto, la parola e che c'è lo stesso in modo diverso, se parliamo, se penso, mi è venuto in mente questo parlando di infanzia, nel continuare a esserci in momenti diversi, quindi possibilmente anche con dei ritorni, ecco, mi viene in mente la parola ripetente di Voce di Tenebra Sì. Azzurra, questo essere ripetenti nell'esserci di qualcosa che non c'è, ma appunto c'è qualcosa che cambia secondo te all'interno di questo esserci in modo ripetente, qualcosa cambia quell'infanzia che manca e che però c'è. Si muta in qualche modo in questo processo di internalizzazione da parte del soggetto Ma sai, o si riesce a lega rimanere? forse perché anche la parola manca, anche la parola è mancante, la parola manca della propria origine, questo è terribile. Tu scavi, vai indietro, indietro, ma sempre manca il suo calco originario. E quindi forse le cose si, non so, rimbalzano l'una nell'altra. Uso qualcosa che adoro, che è così profondamente mancante di un'origine. Io stessa sono mancante di questo, non so, le due cose fanno come un grande riverbero insieme, no? Mi sposto su un altro, un po' leggermente un altro argomento. Vorrei partire leggendo, ci provo, alcuni dei tuoi versi, e da Bestia di Gioia. E i versi sono: che cosa siamo io e te? Che cosa eravamo prima di questo nome? E ancora, saremo qualcosa? Lo sappiamo e non lo sappiamo, con un sentire che non è un che non è intelligente lavorio cerebrale. In Bestia di Gioia ritorna spesso l'aggettivo cerebrale e quasi sempre accompagna qualcosa da cui sembra sia meglio come prendere le distanze.
E volevo chiederti in che modo la tua pratica poetica, la tua scrittura cerca di creare un sentire, una voce, una gioia, un'attenzione non cerebrale, appunto proprio parlando di attenzione se vogliamo, che non sia cerebrale e cerebrale e perché? E dico questo pensando che la scrittura non sia qualcosa chiaramente di necessariamente spontaneo se vogliamo, ma un linguaggio che richiede un'attenzione cosciente. Vigile. E quindi la mia domanda è in che modo una postura cerebrale è antitetica a un'idea di poesia come corporalità e voce, mi vengono in mente queste due parole pensando anche alla tua poesia. Sì, beh, ovviamente io sono molto fiera della mia cerebralità, molto contenta che ci sia, però spesso è un intralcio fra me e l'altro da me. Ad esempio, in ciò che noi chiamiamo natura, una parola che mi piacerebbe ritrovare, rifondare, perché non mi soddisfa mai e la uso sempre con un certo disagio. Però fra me e la natura spesso si intromette la mia cerebralità, mi racconta quello che vedo, ma io voglio essere quello che vedo, non voglio che me lo racconti, quindi il corpo deve sfinirsi, deve farsi una nuotata molto lunga per arrivare a sentire che è acqua nell'acqua o aria nell'aria o per arrivare a questa sorta di estasi del corpo, non so. A volte anche fra me e potremmo dire fra me e l'eros c'è troppa cerebralità, ma l'eros intendendo appunto il fatto di un sovrappiù di sentire, un sovrappiù di vita, un sovrappiù di incontro con l'altro da te, spesso si intromette questa cerebralità. E non sono d'accordo che la poesia non sia una cosa spontanea, cioè credo che la poesia, per scrivere una poesia si debba davvero studiare tanto, incontrare la filosofia, incontrare la scienza, frequentare gli altri poeti, fare molta esperienza solitaria. Nel momento della precipitazione poetica io abito un'ebetudine che è vigile, cioè uno strano stato, ma sicuramente non è uno stato razionale, perché sono consegnata a qualcosa, sono in ascolto di qualcosa, sono dimessa, sono detronizzata, ho abdicato, accolgo, sono piena accoglienza e non sto scrivendo di me, quindi non è necessaria la mia razionalità, è necessario un super udito, una super attenzione, una super imperturbabilità e quindi anche in quello a volte mi disturba la cerebralità. Il mio soldatino prussiano che a volte mi dice devi fare o non fare, ah no, deve assolutamente tacere in quel momento, dopo ci sarà il suo momento necessario, importante, però lì deve esserci un grande silenzio della mia testa. All'interno della tua scrittura per la scena, come anche sottolineato in alcune tue interviste, i tuoi versi sono indirizzati verso una collettività, di corpi e di voci, anche pensando al processo proprio che anche prima ci hai descritto, di come avviene, ecco, tutta la parte delle prove insieme e poi la scrittura durante le prove. E questo è anche perché il lavoro di Cesare Ronconi non presuppone primi attori o prime attrici o ruoli più importanti di altri, ecco, c'è questa collettività senza, ecco, ruoli protagonisti. Questa dimensione di coralità più vicina alla poesia epica e tragica, mi verrebbe da dire, di pluralità vocale, come viene invece ricercata all'interno della tua scrittura fuori dalla scena, nella tua poesia non per la scena? E in che modo l'io, il soggetto lirico, si affaccia nella tua poesia verso una soggettività, mi viene da usare la parola espansa, o un tipo di soggettività dove non ci sono appunto primi attori e prime attrici, ruoli protagonisti? Beh, potrei citare Rebora, uno dei poeti che amo, quando dice e sapendo ero certo del misterioso concerto. Certo
c'è questo misterioso concerto di cui io sento di fare parte e di cui voglio fare parte, cioè mi alleno per fare parte di questo concerto che secondo me non ammette voci soliste. E le voci soliste sono sempre come la macchia del quadro, quindi con grande umiltà si entra a far, si è parte di questo grande concerto. E questo è un fatto molto, molto forte del mio essere fatta così, diciamo, da sempre. Cioè sento fortemente di essere parte di una specie, che questa specie è parte di un altro universo, che tutto è uno, che tutto è concertato meravigliosamente e che spesso noi siamo la nota che stona, o adesso sembra sta stonando, gravemente stonando. E quindi è naturale per me nella mia scrittura questo tenere presente il coro. Anche, per esempio, in certe situazioni, se sto male, ma da quando ero bambina, io penso a tutti quelli che stanno male con me in quel momento e penso alle loro pose, uno in bagno, uno sul letto, uno in macchina. C'è sempre questi, sono sempre questi altri miei corpi. E tutti questi altri miei corpi sono da me sentiti appunto come miei, come presenti. Riesco a viverne solo uno, ma voglio avere cura e avere sempre presenti tutti gli altri. Lo stesso con gli animali, lo stesso con le piante, lo stesso con gli altri mondi, cioè mi sembra, vorrei che sentire tutto come un'espansione del mio corpo. Siamo tutti uno. E questo si materializza in modo diretto, immagino, nel vostro lavoro a Sì, Teatro Valdoca, appunto, che tu li anche. scrivi, però siamo tutti uno in qualche modo. Cioè, il Teatro Valdoca è una grande occasione per me. Io credo che per un poeta sia una festa avere una compagnia che dopo tu scrivi, dopo un'ora già loro sono là che recitano i tuoi versi. È anche terribile, perché a volte appunto i versi hanno bisogno di decantare, di essere puliti, eccetera. Invece lì è un grande esercizio di umiltà. Però in questa comunità provvisoria, ed è importante molto secondo me che sia provvisoria, perché poi nelle comunità di lunga durata avviene sempre qualcosa di una specie di degenerazione, una specie di irrigidimento, di vecchiaia, no? Invece queste sono sempre comunità che si trovano, vengono scelti, tutti gli elementi vengono scelti dal regista, si lavora insieme per qualche mese. A volte un anno, due, ma poi si sa che ci lasceremo. Quindi, non so, ci scambiamo il meglio. È come vivere fra semidei. È anche un'illusione, perché poi sai che non potrà durare quella meraviglia, quello scambio così alto che avviene in quelle circostanze. Lì è proprio una comunità umana che si ritrova e che si parla. Rileggevo appunto, come dicevo, Voci di Tenebra Azzurra e rileggevo anche la nota introduttiva e mi ha colpito questa frase della nota introduttiva che cito: In questo monologo, una figuretta mite e inquietante, né maschio né femmina, né attrice né poeta, abita lo spazio scenico dialogando con le voci di Tenebra Azzurra. Volevo chiederti in che modo la scrittura per te è qualcosa che riesce a scardinare questa visione binaria di appunto maschio e femmina, maschile e femminile, e come questo diventi possibile attraverso un'identificazione della tua voce, questo almeno è come l'ho pensata io, ma magari poi è completamente depistato, che va al di là di una divisione di genere tra teatro e poesia, appunto né attrice né poeta. Ero incuriosita di sapere da dove proviene, ecco, questa figura mite e inquietante, né maschio né femmina, né attrice né poeta. Sì, beh, questo del femminile soprattutto è un tema molto, adesso molto dibattuto, mi sembra. È un tema che mi ha sempre irritato tantissimo fino a pochi anni fa, perché pensavo, ma come la poesia pesca in una profondità che è prima del genere,
Ma come la poesia e questo accogliere da fuori, cosa c'entra il genere? Invece poi scopro che le poesie che amo di più sono scritte da donne. Come mai? Non lo so dire, però allora mi piace pensare a energia femminile ed energia maschile. Questo è un tema che mi piace molto, mi interessa molto. È chiaro che il mondo in cui siamo adesso ha avuto ed ha avuto ed ha questo eccesso di energia maschile. Noi tutte, anche donne, io mi sento una forma mentis con degli obiettivi che riconosco come più legati all'energia maschile. E poi c'è tutto il tema del sacrificio del femminile, di questa energia femminile. Io penso veramente che se il mondo è così storto è perché questa energia è stata sacrificata così a lungo. E più invecchio e più non mi spiego questa cosa, mi addolora, mi inquieta tantissimo. Per curiosità, do fastidio, non lo intendo come provocazione, ma veramente sono interessata. Capisco benissimo questa idea dell'energia maschile e femminile, però pensando appunto alle letture che hai fatto, trovi una vicinanza spesso scritte da donne. A livello di scrittura, questa energia femminile, questa prospettiva, non so se questo sentire. Femminile, secondo te, si incanala da qualche parte, che sia a livello di più stilistico o a livello di tematica o a livello qualcosa che viene da precedente? A me vengono in mente, per esempio, mi aveva colpito molto la terza parte di Voci di Tenebra Azzurra, dove a un certo punto è nominata la metà della specie, questa mia. E sempre nella nota introduttiva c'è scritto appunto che questa parte viene recitata dalla figura, e cito, seduta tenendo in mano un agnellino di pelo. E quindi anche tutto il tema di, mi viene da dire, di maternità, ma nel senso di femminile, nel senso che dà qualcosa, che protegge, qualcosa che tiene. Questo è un mio flash, chiaramente. Volevo chiederti, per te questa energia femminile a livello di poesia come entra? Io credo che gran parte dell'espressione riguardi il femminile, riguardi questa energia. E forse i greci lo sapevano molto bene. I greci, in un mondo in cui la donna non aveva espressione e non era considerata, quando devono scegliere un simbolo per esprimere la forza ispirante, questa enigmatica forza, perché veramente una corrente di energia inspiegabile, io credo nell'ispirazione, i greci prendono un simbolo femminile multiplo. Come si spiega questa cosa? Mi ha sempre molto incuriosito questo. E forse perché appunto l'atto espressivo è un atto di qualcuno che si è lasciato ingravidare, di qualcuno che a un certo punto partorisce, di qualcuno che deve avere cura della cosa che ha espresso, e c'è una letizia, una leggerezza, anche una meraviglia in tutto questo, e tutto questo è più ascrivibile al femminile, all'energia femminile. Quindi forse, cioè, vorrei pensarci meglio, un po' Certo, no, no, sparata così, sì. però alla radice di un atto espressivo c'è questa energia che ti fa essere ingravidato, avere cura, eccetera, eccetera, insomma. Quindi anche nella scrittura sento molto come atto molto legato alla mia. Mi vengono in mente proprio con queste tue parole. Una di questi, alcuni di questi versi, dove c'è scritto proprio: da questa carne così felice d'essere la parte sanguinante di partorire. Quindi comunque poi anche la parte sanguinante, sacrificio, come parlavi tu, Sì, eccetera. ho avuto questa immensa fortuna di nascere donna
sono felice di essere la parte sanguinante, di partorire, Esatto. di essere così somigliante più alla natura, alla luna, al cielo, appunto alle ondeggianti cime delle piante. So che sono un ricettacolo migliore per l'espressione. E parlando di natura, di cui hai parlato anche prima, mi vengono in mente alcuni tuoi versi da Bestia di Gioia, dove una poesia recita: La terra non è ecologico campo d'applicazione e giustizia in misura. La terra è corpo di nostra dea che si sgola, divinità popolata, slargata dea, in corsa lanciata per il cielo. Volevamo chiederti se vi è una dimensione ecologica nella tua scrittura e se questa è cambiata più recentemente. Cioè, l'ecologia non mi convince perché mi sembra un'operazione di cosmetica, di cosmesi, di superficie, no? E dovrà sicuramente essere legata alla filosofia, quindi è meglio parlare di ecosofia. Assolutamente, non può esserci un'ecologia che non abbia una filosofia, che non abbia una gratitudine anche rispetto alla terra, quindi deve essere molto, tutto molto ricco anche di pensiero, di sentire, di parola. Sì, ecosofia penso di sì, Filosofia, che ci sia. bisogno. Per noi un argomento che ci interessa molto, ecco, affrontare è la relazione tra, chiamiamola, microstoria e macrostoria. Mi ha incuriosito con questo in mente quando leggevo appunto Voci di Tenebra Azzurra, che leggiamo nella nota introduttiva, la figura, e cito, pone tante domande, domande piene di ombra, intorno a questioni antichissime e ritornanti ad ogni generazione. È un ripetente, infatti. E quest'idea appunto di avere queste domande antichissime che ritornano diciamo, ritornano nel presente a livello di questa figura, di questo ripetente, nella sua microstoria, ma essendo antichissime che ritornano, in qualche modo c'è qualcosa di più grande che va al di là della microstoria del ripetente e di una storia, ecco, di una macrostoria. E volevo chiederti per te come si relazionano nella tua scrittura queste domande antichissime con invece una, chiamiamola microstoria, però forse possiamo trovare un'altra parola più adatta. Come si può rispondere forse a queste domande che ritornano attraverso una Per microstoria relazione? comunque intendi la mia mio biografico, diciamo, la mia storia. Sì, che però può essere, ecco, a livello di scrittura, può essere anche la microstoria di, appunto, in questo. Di uno dei corpi che hai menzionato prima, con cui non necessariamente abiti, ma che magari entrano lo stesso all'interno della tua scrittura, quindi non necessariamente anche come biografia, se vuoi, ma non necessariamente soltanto come biografia tua personale. A livello di microstoria di un soggetto poetico e la macrostoria. Per te una relazione, se ci sono aspetti in particolare dei storici che ti interessa, diciamo, mettere a fuoco attraverso una microstoria o senza la microstoria. Sì, considera che io non piloto, non governo la mia scrittura, non decido scriverò questo argomento, io non so cosa scriverò quando scrivo, quindi non c'è una volontà, non c'è una strategia, non c'è un progetto soprattutto. Accadono delle parole, a volte non è sempre così, per esempio nel caso di 9 marzo, Volevo che nominare appunto il 9 sì. marzo Ecco, ci 2020. sono casi in cui mi sento proprio chiamata dall'angoscia degli altri a mettergli delle parole, lo sento come un dovere mettere delle parole. Allora in quel caso l'argomento c'era, era urgente, era angosciante e c'era volontà di dire qualcosa in quel caso. E secondo me il risultato poetico in questi casi non è mai altissimo, cioè non sono le poesie che prediligo, quelle, cioè 9 marzo
è una poesia importante per il tempismo che ha avuto e perché era necessaria in quel momento e perché c'era un grande silenzio, ma non la considero fra le mie migliori poesie, diciamo. Quindi accade anche che abbia un progetto, ma in genere non so cosa andrò a scrivere, anche in teatro, non so l'argomento, non ho neanche un argomento. Infatti spesso prendo poeti a prestito dai quali copio perché sono perduta totalmente, allora vabbè, però sto No, andando no, ma... fuori traccia forse. Io, il mio antistoricismo è furioso, veramente, non so perché, ma la storia mi sembra la storia di un potere che detesto fondamentalmente, di qualcosa che non mi sembra piacevole da frequentare. Quindi Non è non, qualcosa anche di... la mia stessa vita, della mia stessa vita, non so le date, per esempio, di momenti importanti, non ho una cronologia precisa, il passato è tutto lì rimescolato e non sento il bisogno di mettere un ordine o... Ecco, insomma, questa è una Questo, premessa, sono ma ecco, premesse. pensando anche alla poesia 9 marzo 2020, una poesia che in qualche modo entra nel, cioè storia, se la intendiamo la storia del presente, entra comunque nel presente, nella vita delle persone, che va a toccare, diciamo, qualcosa a livello di, possiamo chiamarlo sociale, non mi piace la parola sociale, ma qualcosa a Capisco, sì. Sì, livello del presente collettivo, ecco. In questo senso forse pensavo alla parola ecco, alla storia, non parola storia. Sì, semplicemente scusa, allora io l'ho un po' storia, no, mi frainteso. sono spiegata male Sì. io, come in qualche modo arriviamo a toccare, non voglio dire commentare, a toccare, a entrare nel presente collettivo sociale, ma non è Sì. sociale la parola giusta. Io sono stata moltissimo aiutata dalla poesia, dai poeti, e quindi so che la poesia può non risolvere, perché non risolve e non salva, però può soccorrere sicuramente. E quindi è molto importante per me questa parte, che non è Sì. l'unica, non è... è molto importante in questo mistero di essere nella vita insieme ad altri in questo momento. Mi sembra una Sì. fatalità incredibile e quindi sento proprio il dovere di mettere lì delle parole. E a volte questo dovere è molto forte, come nel caso dell'inizio del Certo. lockdown, Certo. il 9 marzo è stato il primo giorno. E tutti eravamo sconvolti dall'idea di una mascherina, dall'idea di non poter uscire di casa. Era molto forte allora. Poi ci siamo abituati. Come Ti tutto. abitui un po' anche a non abbracciare i tuoi nipoti o avere questa Sì. distanza. Però in quel momento era fortissimo. E quella poesia ha il pregio di avere registrato quel Quel momento. momento e messo lì delle parole. No, mi piace anche molto quando accade. Adesso ho scritto Sì. un'altra cosa Ah. su questo Taceti o maschi in Sì. dialogo con Leonora Della Genga, appunto sull'idea di energia femminile. Anche in quel caso credo che non sia la mia miglior poesia, però ha una sua funzione che umilmente accetto e umilmente mi espongo perché so che non sto dando magari il meglio. Ma so che è anche necessario in quel momento storico. Poi forse sono poesie che svaporeranno, non avranno più, non lo so. Il tempo, sai, è il Certo. grande spazzino, quindi farà lui. Ritornando a quello che dicevi riguardo all'energia femminile, e pensando a questo dalla prospettiva, la poesia come arte come qualcosa di orale, appunto, l'arte dell'oralità, secondo te possiamo collegare questa energia femminile a un senso anche di collettività, questa attenzione che... Cioè, l'oralità come arte, come tradizione, riesce se, attraverso, penso, anche tutti i rituali e il modo di portare avanti questa
un test a livello orale viene se condiviso, se c'è una collettività che lo ripete in qualche modo. E se vogliamo ora banalizzare questo verrà assolutamente tagliato, possiamo dire che storicamente la parte dell'oralità è dove si muove la donna, la parte della parola scritta dove storicamente magari è stato più relegato a questo spazio al maschile. Secondo te c'è un collegamento tra energia femminile e collettività? Collettività a livello di... non voglio dire secondo me, non sono interessata a quello che posso pensare io, collettività che può essere a livello di sentire, di pensare in modo collettivo come qualcosa collegabile a un'energia femminile. Ma forse c'è, cioè per fare parte di una collettività pienamente, cioè emozionarsi insieme ad altri, per esempio, secondo me ci vuole uno spirito di fratellanza e forse anche uno spirito materno, cioè vi accolgo, vi tengo con me, astrattamente, però mi dà gioia sentire questo essere insieme, ho cura di voi, non so, Ho capito. forse ha a che fare col materno, col fraterno, o purtroppo non esiste una parola per dire sorellesco, o forse non la Sorella, conosco. non lo so. Grazie. La celeste pazzia. Procedi piano. Lascia che la mano esegua il fragile dettato. Abbi fede in quel niente che viene, quel niente che succede. Non prendere la parola, lascia sia lei da sola, diventa tu la preda, sia lei che ti cattura. Interrogazione alla primavera con pericolosa rima finale. Ma se prima non c'erano i fiori, prima, 50 milioni di anni fa, quale cuore mancante, così traboccante di mancanza, quale giocondissima mente è esplosa al suo centro, in colorati frammenti di sé, di se stessa pensante? Quale cuore, che mente? Ha schizzato fuori la legge della fioritura, i colori, le forme e la sfumatura così delicata dei petali nel punto di innesto alla corolla. Quale cuore carico di una gioia che noi solo intuiamo? Quale acrobatica mente ha gettato la prima manciata nel fango a fare petalo, pistillo, corolla? E urlo d'amore del colorato fiore. Sii dolce con me, sii gentile. È breve il tempo che resta, dopo saremo scie luminosissime. E quanta nostalgia avremo dell'umano. Come ora ne abbiamo dell'infinità. Ma non avremo le mani, non potremo fare carezze con le mani e nemmeno guance da sfiorare leggere. Una nostalgia di imperfetto ci gonfierà i fotoni lucenti. Sii dolce con me, maneggiami con cura. Abbi la cautela dei cristalli con me e anche con te. Quello che siamo è prezioso più dell'opera blindata nei sotterranei. È affettivo, fragile, tiepido. La vita ha bisogno di un corpo per essere e tu sii dolce con ogni corpo. Tocca leggermente, leggermente poggia il tuo piede. E abbi cura di ogni meccanismo di volo, di ogni guizzo e volteggio, e maturazione, radice, scorrere d'acque,
e scatto e becchettio e schiudersi o svanire di foglie, fino al fenomeno della fioritura, fino al pezzo di carne sulla tavola, che è corpo mangiabile per il tuo mio ardore d'essere qui. Ringraziamo ogni tanto sia placido questo nostro esserci, questo essere corpi scelti per l'incastro dei compagni d'amore. Quando vuole pregare, lei va alla piscina comunale, mette la cuffia, gli occhialini, entra nell'acqua, ma non è capace di domandare o forse non ci crede. Allora fa una bracciata e dice: eccomi. Poi ne fa un'altra ancora: eccomi. Eccomi, dice ad ogni bracciata. Eccomi a te che sei acqua e cloro e questi corpi a mollo come spadaccini. E nello spogliatoio, dopo alla fine, prova sempre una gioia, quasi l'avessero esaudita di qualche cosa che non ha chiesto, che non sapeva, che mai saprà cos'era.